un problema serio e riteniamo che anche in passato si sia dimostrato tale quando c'è stata una gestione poco oculata magari della cosa pubblica e altre questioni del genere, e mette in costante difficoltà quella che è una piccola democrazia come la nostra, persone molto potenti o gruppi di persone molto potenti in uno stato piccolo come il nostro sono a nostro avviso in molti casi un pericolo. E proprio questa è stata la motivazione che ha spinto Terapia Giovanile verso l'elaborazione di interventi capaci di stroncare questo pericolo, quindi cumulo di potere presso poche persone. Infatti il concetto che chiamiamo rotazione degli incarichi e che oggi è presente nella proposta di legge qualificata sul Congresso di Stato è presentata dai 5 consiglieri di opposizione di maggioranza che interverranno fra poco, serve a impedire che un certo soggetto, una tale persona, sia identificata nel ruolo che ricopre, in questo caso come segretario di Stato. Secondo me dobbiamo fare nostro il concetto per cui non è la persona che ha potere, ma è il ruolo istituzionale che ricopre e che gli dà la possibilità di incidere, in questo caso fortemente, sul Paese. Dobbiamo far nostro il fatto che prima o poi, in questo caso dopo 10 anni anche non consecutivi, come prevede il progetto di legge, quella persona lascerà il posto ad altri. E quando capiremo questa regola che scaturirà dal progetto di legge, che speriamo sarà approvato dal Consiglio Generale, che dovrebbe aver dato prova di questa volontà, spero, con l'istanza d'arengo, quando capiremo questo concetto, lo faremo nostro, secondo me inizieremo anche a sgretolare quel fenomeno che da tanto tempo viene condannato San Marino per il clientelismo. Perché quando i cittadini si renderanno conto che una tal persona, un tal soggetto non sarà lì per sempre a fare quello che comunque in certi casi gli chiedono, forse cambierà anche questo tipo di mentalità. Poi non dobbiamo assolutamente scordare un passaggio storico fondamentale di San Marino. I nostri avi hanno ben pensato di dare un mandato brevissimo alla Eccellentissima Reggenza, proprio perché il fenomeno della sedimentazione del potere che citavo poco fa non mutasse San Marino da Repubblica in Principato. I reggenti fossero stati qualche anno al governo a San Marino all'epoca, quando avevano poteri, non vuol dire smisurati, ma cioè, in confronto adesso smisurati, avrebbero potuto trasformare San Marino facilmente in un principato, non in una democrazia comunque. Allora mi chiedo, perché non possiamo rifarci a un principio che ha conservato per secoli l'integrità del nostro paese, nella libertà e nella democrazia fino ad oggi? Da qui parte tutto il discorso. Credo che la rotazione degli incarichi all'interno del Congresso di Stato possa rappresentare un grandissimo passo per il nostro paese. Tuttavia, spero rappresenti il punto di partenza verso nuovamente la trasparenza della politica e delle istituzioni, e non il punto d'arrivo. Questo discorso che si sta tanto facendo in economia per la questione delle finanziarie, eccetera, trasparenza, forse sarebbe il caso di farlo molto più fortemente anche all'interno della politica e delle istituzioni che governano il paese. Alternativa Giovanile ha sempre sostenuto, e le prime uscite pubbliche che lo dimostrano sono intorno a luglio 2008, che vista l'incapacità, sottolineare l'incapacità dei partiti, ma e della nostra società in generale, non solo dei partiti, io vorrei fare l'esempio dei sindacati, scende uno che sta lì da 30 anni per far salire uno che è lì da 30 anni. Adesso non voglio fare proprio la polemica sui sindacati, però penso sia un altro esempio per cui non solo in politica il rinnovamento manca. Quindi, vista questa mancanza, questa incapacità, crediamo sia fondamentale, indispensabile, adottare sistemi forzati, quindi per cercare di conseguire una formazione, una crescita di una classe dirigente del futuro, senza una rotazione. Se una persona non riesce ad arrivare a un certo punto, non può capire esattamente quali sono i meccanismi, cosa succede, e soprattutto se chi sta al vertice massimo non glielo dice. Ecco, per creare un rinnovamento, una formazione della classe dirigente, eccetera, siamo arrivati alla conclusione che serve una rotazione forzata, obbligata per legge. Il sistema di rotazione così pensato
è fondamentale perché costringe appunto i soggetti sociali, che sono partiti, sindacati, ma anche altri, a creare un meccanismo di formazione e condivisione di quello che accade nei vari ambiti. In questo modo però la figura del politico che tutto sa, perché è la condizione per cui chi vuole seguirlo deve credere a ogni parola che pronuncia. E invece in questo modo hai la possibilità, una persona, chi vuole seguire comunque una certa linea politica, riesce ad arrivare alle informazioni direttamente, e non perché qualcuno glielo dice e quindi gli crede per forza. Come ho già sottinteso poco fa, il progetto sulla rotazione degli incarichi riguarda anche un'altra serie di soggetti e istituzioni che hanno la possibilità di influenzare, almeno parzialmente, le sorti del nostro paese, o che comunque attuano la loro attività tramite finanziamenti pubblici. E mi riferisco, ripeto, ai partiti, alle organizzazioni imprenditoriali, ai sindacati, alle federazioni sportive, perché comunque attuano il loro percorso, le loro attività tramite soldi pubblici, denaro pubblico. E quindi credo che lo Stato si possa permettere di, dare qualche regola da rispettare anche a loro. Non solo politiche, ma anche sportive, nei sindacati, si identificano sempre con le stesse persone. È un fattore che comunque allontana i giovani verso la politica. Chi fa politica da 30 anni difficilmente è sensibile alle esigenze dei giovani, e spesso le domande che sono state proposte dai giovani sono ribaltate un po' come un muro di gomma contro diciamo, la sedimentazione del potere politico. Quello che l'obiettivo che si piacerebbe creare invece è un terreno fertile per i giovani, un terreno dove i giovani possono camminare insieme agli adulti, perché quello che a me piacerebbe è che, introducendo questo limite di 10 anni, ci fosse una cosa fondamentale che a me deriva personalmente dal mondo scout in cui sono, che vedo molto importante, è il trapasso delle nozioni. Finalmente i giovani che crescono insieme alle persone più grandi, le persone più grandi che trasmettono qualcosa ai giovani, i valori, le cose importanti. Credo sia una cosa molto bella, una cosa che col tempo un po' si è perso, proprio a causa di questa sedimentazione del potere che ha creato, diciamo, dei danni anche strutturali.